Una tradizione che si rinnova ogni anno, quella delle celebrazioni di San Donato, patrono di Arezzo, e che culmina con lo spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Medicea organizzato da Arezzo in Tour. In un duomo gremito di sindaci, associazioni e cittadini, tutti hanno reso omaggio al secondo vescovo della città con la donazione dei ceri. Proprio piacere vedere, poi la serata è bellissima, vedere tanta gente un po' da tutta la provincia che viene a rendere omaggio a San Donato con la speranza che questo santo rientri sempre di più nella mente, nel cuore e nelle famiglie di Arezzo. Morto martire, decapitato e rappresentato nell'iconografia in vesti vescovili e con gli attributi del calice di vetro e del drago da lui combattuto, è proprio il miracolo di San Donato ad ispirare. Dopo l'irruzione in chiesa, alcuni pagani gettarono a terra il calice frantumandolo. Donato, dopo aver pregato, raccolse i frammenti del calice e lo ricompose. Pur mancando un pezzo del fondo, il vescovo continuò a servire il vino consacrato ai fedeli, senza che neppure una goccia cadesse a terra. Arezzo ha qualche coccio rotto da mettere insieme, come tutte le città credo, ha la dignità e l'umiltà di saperlo, ma credo anche la forza di poterlo fare, quindi quando si rimettono insieme i cocci si crea un nuovo elemento che ha con sé anche la grande tradizione della storicità e quindi è più forte di prima. Cocci soprattutto dentro, nello spirito, nell'anima, nelle famiglie, abbiamo tutti bisogno che qualcuno rimetta i cocci insieme e ci dia, alimenti la speranza. La Chiesa in questo ovviamente ha un ruolo. Se non lo fa la Chiesa, chi lo fa? Esperta e medico delle anime è la Chiesa, se non lo fa la Chiesa purtroppo non lo fa nessuno. Ecco, auguriamoci che la nostra Chiesa torni ad essere veramente, come dice il Papa, una bellissima espressione, quell'ospedale da campo che cura tutte le ferite dell'umanità.